Dario Fo ricordava l'impegno di Edoardo a favore dei ragazzi degli istituti penali minorili di Napoli, il Filangeri, l'istituto di Nisida. Proprio a Nisida Edoardo creò un laboratorio di teatro tuttora attivo. Allora accogliamo i ragazzi del laboratorio teatrale di Nisida e ascoltiamo il loro omaggio a Edoardo De Filippo. Luglio 1983, 15 mesi prima di morire, Edoardo visita i giovani dell'Istituto di Pena Minorile di Nisida. Con gli adulti il maestro ha un tono autorevole, con i ragazzi è affettuoso e cordiale. C'è empatia tra Edoardo e i ragazzi. Lui dimostra sincero affetto e loro gli vogliono bene. Lascia queste parole testamento. Sapete che cosa significa il punto di arrivo della vita di un uomo? Non significa la fama, la notorietà, la ricchezza, ma solamente la certezza di essere giunti al massimo, di poter serenamente cedere il posto agli altri. Io ho ceduto il mio posto a mio figlio Luca. Idealmente vorrei cederlo a tutti voi. Abbiate fiducia in voi stessi. Non vi vergognate del passato, scegliete da voi, guardate al futuro. Tutti vi condannano. Io vi assolvo. Vi assolvo perché siete stati costretti. Vi hanno messo con le spalle al muro. Ma Nisida è soprattutto l'isola dei ragazzi. Ragazzi di cui la cronaca nera parla non poco e che non raramente appaiono come personaggi di opere di fantasia e che pure restano quasi sconosciuti nelle loro verità più profonde. Questo è il loro attento e sincero narrarsi. La camorra non è un bene. Quanto allo Stato. Vorrei far capire allo Stato che non bisogna giudicare o parlare male di persone senza aver subito i cattiveri, i pregiudizi e le sofferenze che quelle persone hanno provato. Avevo 6-7 anni e le mie mascole e le maestre già mi giudicavano male e mi dicevano: lei lo camorrista, ma quale camorrista? Io ero solo un bambino, eppure timido. Non sapevo ancora quello che pure voi sapete. Si nasce in certi quartieri, si appartiene a una certa famiglia e la tua vita è già segnata. L'italiano lo parlo bene e lo scrivo meglio. Cerco sempre le parole giuste e ve ne saprei dire pure il colore. L'amore? È rosso, come il cuore. L'odio? L'odio è grigio. La libertà? La libertà è come il cielo, è celeste. E la mamma? Beh, la mamma è come l'arcobaleno. La mia infanzia è mica stata delle migliori. Avevo tutto, ma mi mancava la persona più importante. Mi dicevano che mia madre stava in ospedale e io ero troppo piccolo. Ci credevo, eppure avevo una sensazione di stranezza. È un freddo in corpo che non mi abbandonava. Quando varcai per la prima volta la soglia di quel posto, da quel giorno, la mia vita è diventata un inferno. Ogni festa, ogni Natale, ogni Capodanno, mi pareva un funerale. Non facevo altro che piangere. Sono cresciuto nell'odio. Non ho mai detto di essere un santo, ma credo anche a volte il giudizio delle persone e soprattutto della legge è inutile. Mi ritengo un ragazzo educato, anche se ho fatto cose sbagliate. Quando tornavo a casa stavo male, ma non mi sono mai sentito gratificato tutto ciò che facevo. I soldi, la potenza, tutto ciò che rende le persone vede cattive, non mi hanno mai interessato. Lo so, detto da mia strana, ma la vita mi ha insegnato che i soldi non valgono niente e soprattutto non ti danno la felicità. Piuttosto avrei preferito avere i miei genitori a mio fianco, non i soldi.
Siete venuto a chiederlo a noi cos'è Nisida? Dunque, ci sono tre porte, in fondo ad una spiaggia che dà sul mare di Napoli. Una si chiama Nune, è la porta del male, quella che scelgono tanti ragazzi difficili che hanno una vita difficile e continuano a renderla sempre più difficile. È la porta che ha scelto un amico mio che si chiamava Antonio. La seconda porta si chiama Suida, è la porta del bene, che sceglie costantemente che ha un cuore puro e pace e conoscenza intorno. È la porta che ha scelto un amico mio che si chiamava Salvatore. E poi c'è Nisida, la porta di mezzo, e dove no diventano sì. È la porta che consente di cambiare strada, è la porta che ti fa capire che ogni essere umano ha un potere grandissimo. Quale? Qua. Il potere di scegliere. Il 31 ottobre del 1984 a Nisida arriva la notizia della morte di Edoardo. I ragazzi dedicarono al loro scugnizzo preferito una poesia scritta da Ernesto Formisano, loro compagno, che morirà poco dopo per AIDS. Ti chiamiamo nonno perché ti amiamo con tutto il cuore. Pure tu sei stato vivace e pieno d'amore, vivendo di pensieri e di gloria. Ora che non ci sei più, ti pensiamo ancora di più. Tu che ci hai dato tanti consigli, tu che ci hai dato tante belle parole. Ti ricordiamo camuffata da Pulcinella, con quello sguardo pieno di malinconia. Noi forse li seguiremo i tuoi consigli, con tanto affetto e tanto amore ad un grande uomo. Noi, i ragazzi di Nisida, ti portiamo sempre nel cuore.